Buongiorno a tutti quanti, benvenuti. Oggi è martedì 13 marzo, sono le 7:30. Come sempre, analisi live intraday con il rilascio dei livelli chiave di prezzo e ciclici dei mercati Forex, indici e commodity. Partiamo con il disclaimer: gli investimenti con scambio margine comportano notevoli rischi economici e chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto, l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Sono Paolo Pisino, il fondatore del sito tradingpertutti.com. Veniamo al calendario macroeconomico di oggi. La nottata è andata via tutto sommato in maniera tranquilla con le notizie che adesso andiamo a vedere quanto avranno mosso il mercato. Abbiamo notizie, abbiamo eventi macro importanti quest'oggi con la rilevazione del sentimento sull'economia tedesca alle ore 11. Spring Forecast Statement per quanto riguarda le 12:30 al Regno Unito, quindi ci si aspetta volatilità sulla sterlina, l'indice principale prezzo al consumo per quanto riguarda gli Stati Uniti alle 13:30 e poi abbiamo Policy, il presidente, il governatore della Banca Centrale Canadese che parla alle 15:15. Chiudiamo poi con il discorso dell'assistente del governatore della Banca Centrale Australiana alle 23:10. Una giornata tutto sommato abbastanza impegnativa da un punto di vista macroeconomico. Parla anche Draghi in settimana, quindi ci sarà da fare molta attenzione sui cambi. Per quanto riguarda l'euro-dollaro, quindi partiamo con i nostri strumenti. Intanto do il benvenuto a Francesco, a Franco, a Tiziano e anche agli utenti su YouTube. Purtroppo scrive quanti sono, ma non so quelli che sono in diretta. Sicuramente Agostino, che fa parte del mio gruppo del corso, sarà in diretta. Quindi benvenuto Agostino, anche al Mauro, al Michele, Gianni, Massimiliano. E il Massimiliano Ceretto, mio ex compagno di scuola delle medie. Allora, 1,23,35 è un buon livello per cercare operazioni a rialzo. Invece, operazioni a rialzo per quanto riguarda euro-dollaro sarà sicuramente l'1,23 e 23. Vedete che c'è già volatilità su euro-dollaro con questa candela. Qui siamo su 15 minuti, perdono, non mi ero neanche accorto. C'era un po' troppa volatilità. Beh, su H1 poco cambia, la stessa identica cosa. Ciao Massimiliano, benvenuto. Per quanto riguarda GBP e USD, quindi il cable, secondo me siamo vicini a una possibile nuova ripartenza, anche se il ciclo ci dice che dovremmo essere nella fase di chiusura, quindi tanta tanta attenzione. Noi chiaramente aspetteremo che si venga a formare un segnale da un punto di vista ciclico con FLD, che in realtà c'è già stato, e valida trend line 1,38 e 83 è un buon livello dove andare a cercare occasione a ribasso, occasione a rialzo, li andrei ovviamente a cercare con la rottura di 1,38 e 96. Benvenuto anche Allen Nicola. USD Yen continua il suo rialzo, ieri ha dato una bella cerrata, rottura della VTL a 5 giorni, siamo entrati a rialzo, poi in realtà ci è andato contro. Ho chiuso con uno stop loss, diciamo, della metà per evitare di prenderlo in pieno, poi il rialzo in realtà c'è stato, ma c'è stato un po' tardino perché stanotte praticamente all'una è partito il rialzo di USD Yen. Siamo quasi arrivati, secondo me, a capolinea per quanto riguarda USD Yen. Comunque per il long 106,95, invece per un'eventuale operatività ribassista aspetterei comunque la rottura, ovviamente, in questo caso di quest'area di minimi, anche se sarebbe più opportuno, a mio avviso, aspettare il 106,54. Comunque 106,67 un primo livello dove andare a cercare l'indicazione a ribasso, e questo 106,54 per essere un po' più tranquilli. Euro GBP, buongiorno anche a Tino. Per quanto riguarda Euro GBP, vado a rimettere i livelli. Tutto ho la piattaforma. Che stupido, certo che se schiaccio il tasto sbagliato difficilmente si chiude. Allora,
Ok. Mi è impazzita una MetaTrader che la apro, dopo 2 secondi che è aperta mi va in crash e mi scrive che invia Windows, il perché Windows non mi ha ancora risposto, cioè Microsoft non mi ha ancora risposto. Allora, per quanto riguarda EURGBP, direi che è abbastanza evidente quello che vediamo. Possiamo assolutamente andare alla ricerca di operazioni al ribasso, dire che la sinusoide è decisamente chiara. Quindi mi piace l'idea di Euro di GBP di andare a cercare sotto lo 0,88 e 67 un ribasso, quando ci saranno poi segnali anche della futura linea di demarcazione. Vedete che ci genererà un segnale in concomitanza con la rottura anche del livello indicativamente dell'altro, invece un rialzo 0,68 e 80, che comunque sembra che in questo momento voglia andare a cercare indicazioni rialzo. Quindi, c'è tanto mila tanto, la sterlina sta venendo giù. Infatti, la sterlina ha deciso di svenire improvvisamente con i suoi bei già 11 piquozzi fatti al volo al ribasso. Ciao Paolo, benvenuto, un altro mio caro amico. Per quanto riguarda invece il DAX, direi che dovremmo rimanere un attimo in attesa. Ieri ha seguito bene l'andamento dei cicli a 30 ore. Siamo nuovamente in una fase rialzista del DAX, però vicinissimi alla envelope da 5 giorni. Quindi ci penserei un attimino prima di posizionarmi al rialzo, perché statisticamente vedete che l'ampiezza cioè il DAX si muove molto all'interno della envelope a 5 giorni. Quindi siamo quasi arrivati a capolinea per un intraday, naturalmente. Dal punto di vista operativo, invece, cioè proprio operativo, il 12.380,7 è un livello interessante dove poter andare a cercare le indicazioni a ribasso. Mi raccomando, attenzione ai gap, eventualmente in caso di gap aspettare un retest del livello per eventualmente posizionarsi al ribasso. Invece, per quanto riguarda un'operatività rialzista, beh, viene abbastanza semplice andare a prendere la rottura. In realtà, esatto, ci si può posizionare anche in questa maniera. Quindi avremo i due livelli. Io direi comunque il 12.466,8, un livello interessante per un long. Però ripeto, envelope a 5 giorni, siamo quasi arrivati, quindi mi aspetto un più probabile ribasso. Quindi almeno andrei a cercare solo indicazione a ribasso. Intanto benvenuti anche a Luca e al Claudio. Per quanto riguarda il gold, è la terra di nessuno nel modo più assoluto, continua a ballare qua dentro, non si sa che cosa voglia fare, o meglio, si sa quello che non vuole fare, ossia prendere una direzione. Da un punto di vista ciclico è tutto sommato preciso, perché abbiamo cicli tutti intorno ai 40 giorni. Se andiamo a mettere uno zero, abbiamo uno zero esagerato, perché il prezzo comunque sta salendo. Il prezzo comunque si muove bene o male all'interno dei cicli da 40 giorni, chiaramente con tutta la varianza del caso, naturalmente, vedete che i minimi sono precisi. Quindi in questo momento bisogna rimanere alla finestra, vedere che cosa eventualmente deciderà di fare. Andiamo a tracciarlo comunque, ovviamente, sull'ultimo ciclo disponibile. Ok. Abbiamo anche un'indicazione più corretta. Vedete che la spinta comunque rimane ancora in questo momento ribassista, ma in realtà il ribassista non ha nulla, nel senso che è in laterale più totale. Da un punto di vista livelli, dove siamo adesso, più che un livello, un'area secca. Comunque il 1321,33 è un buon livello dove andare a cercare occasione rialzista, occasione a ribasso, però siamo un po' arrivati a capolinea alla fine e saranno di 1316,97. Comunque la direzione preferibile per quanto riguarda il gold, perché vedete che dovremmo andare a ritestare bene o male la envelope a 5 giorni. Per quanto riguarda invece il crude oil ieri schiantato tutto il giorno con una perdita complessiva di oltre 8 dollari, quindi siamo arrivati, scusatemi, di oltre 8 dollari,
quasi arrivati ai 10 dollari di perdita in un... Ah, ma qui sono sul giornaliero. Dicevo, così tanta persa, mi sembrava un po' strano. Un dollaro e mezzo di svalutazione nella giornata di ieri per quanto riguarda il crude oil, dovremmo essere ancora in una fase di ribasso per quanto riguarda il crude oil, quindi andare a ritestare la envelope inferiore a 5 giorni, vediamo che cosa ci dirà, che tipo di indicazioni ci darà. Posizioniamoci in questa maniera come livelli, quindi 61,45, mi sembravano un po' tanti 10 dollari ieri, 61,45 per un rialzo e 61 invece 0,9 per andare a cercare occasioni al ribasso. Perfetto, i nostri cambi, le nostre commodity, il nostro indice li abbiamo visti, vi do appuntamento domani mattina come sempre alle 7:30, vi auguro una buona giornata di trading, vi chiedo se vi va di condividere il tutto sui social anche una volta sola per aiutare più persone a poter usufruire di questo servizio completamente gratuito. Ciao a tutti quanti, buona giornata e a domani. Ciao ciao!